Siamo qui con Luca Ciammarughi al termine di questa bellissima serata che lo ha visto nella sua consueta doppia veste di grande pianista, ma anche di grande critico. Hai suonato due autori, ma soprattutto vorrei partire da Schubert, al quale hai dedicato tanto tempo sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista teorico e letterario. Ecco, come mai questo amore per Schubert? Per Schubert nasce da lontano, proprio dall'adolescenza, con un innamoramento per Winterreise e Viaggio d'inverno, ma sia Schubert che Debussy e anche Rameau, che ho suonato come bis, mi affascinano molto per questo loro charme un po' malinconico. Ecco, sono autori che bisogna scoprire e che bisogna proprio andare a ricercare nelle loro sottigliezze, nelle loro nuance più infinitesimali. Due mondi così, insomma, lontani per tanti aspetti, appunto Schubert e Debussy e poi il bis certamente Rameau. E però Debussy, questa scelta di suonare questi brani che di fatto sono inediti nel senso proprio letterale del termine, visto che è il termine, ma che insomma sono stati pubblicati appena 40 anni fa per la prima volta, però hanno una modernità, una straordinaria proprio, come dire, vicinanza proprio al nostro tempo. Come mai ha scelto proprio questi tre brani piccoli ma così preziosi? Forse proprio perché amo alternare nella mia attività delle pietre di paragone, cioè brani che rappresentano quasi dei simboli, dei miti del repertorio, come l'ultima sonata di Schubert, ad esempio, o le Kinderszenen di Schumann, o alcune sonate di Mozart, come la minore K310, con cose più rare invece, con partiture rare, come in questo caso queste Images oubliées. Che amo particolarmente perché rappresentano un momento molto sperimentale del percorso di Debussy, 1894, tanto che Debussy le lascia da parte per poi riprenderle successivamente in altri lavori come Pour le piano e Jardin sous la pluie. E quindi questa fase di esplorazione mi interessa molto, anche perché Debussy aveva appena da pochi anni visto l'esposizione universale di Parigi e già in questi brani sentiamo ad esempio queste quinte parallele, queste ottave che ricordano proprio il mondo orientale, il mondo del gamelan giapponese, ma anche il mondo giapponese per certi versi. Quindi sono i primi passi di Debussy verso quella rivoluzione che lo porterà proprio a divenire uno dei padri del Novecento, direi. Cosa ti piace di più? Suonare, scrivere, parlare di musica oppure tutte e tre? Quando facevo le scuole, il liceo così, ho sempre amato scrivere tantissimo e forse penso che scrivere sia la cosa per cui ho più talento naturale in assoluto. Suonare però è la cosa che mi piace di più, in assoluto, devo dire. Proprio l'emozione soprattutto dell'istante, anche il rischio del vivere in pubblico. Non sono uno di quei pianisti paranoici del vuoto di memoria, dell'errore, non mi preoccupo se mi riprendo, non mi piace anche questa dimensione dell'inaspettato, dell'imprevedibile del suonare. E poi naturalmente la passione per la musica è per me è veramente una cosa divorante. Scrivere è più comodo però, perché ci si mette lì con una tazza magari di caffè, si riflette, si sogna, mentre suonare è più rischioso, è diverso, è più dionisiaco ovviamente. La scrittura è più legata alla riflessione. Ringrazio ancora una volta appunto Luca Ciammarughi, il Teatro Corelli e l'Associazione Festinamente che cura questa rassegna all'interno della stagione teatrale, il penultimo appuntamento, un grazie all'Associazione Seraficus che ha collaborato e ovviamente a Francesco Libetta, grazie al quale insomma tu questa sera sei qui e ci hai così brillantemente intrattenuti. E noi ci vediamo per l'ultimo appuntamento della stagione musicale ovviamente, il prossimo 10 aprile per un'altra bellissima serata dedicata a Mina in Jazz. Thank you.